Il meno che si possa chiedere a una scultura è che stia ferma. Salvador Dalí. La ricerca del movimento nell'opera d'arte è un tema che ha da sempre appassionato gli artisti intenti a rappresentare l'idea del dinamismo. Ma è con le avanguardie che il tema della macchina costituì un richiamo concettuale e una metafora epocale. Marcel Duchamp definisce mobile uno speciale tipo di scultura inventato da Alexander Calder, consistente in una serie di lamine sottili, di forme e materiali svariati, sospese a fili metallici in un ingegnoso equilibrio che si muove con l'aria. Colori, leggerezza, gioco, astrazione. Grazie a queste qualità, opere come Red Mobile hanno incarnato l'antitesi della scultura classica e sono diventate simbolo della modernità. Affascinato sin da bambino da tutto ciò che si muove meccanicamente, Jean Tinguely crea sculture in movimento già dagli anni 50. Composizioni inedite di ingranaggi, assemblaggi tridimensionali che prendono vita, si muovono nello spazio. Le opere si animano grazie all'utilizzo di motori, prevedendo a volte l'intervento del visitatore. Macchine che diventeranno nella sua produzione successiva sempre più complesse, stravaganti, spettacolari. Un pensiero creativo e ludico il suo, che vede il movimento come potente mezzo espressivo. Il movimento diventa per Matt Collishaw la chiave per affrontare la storia e la cultura contemporanea. Da sempre interessato all'utilizzo di diversi mezzi espressivi, sviluppando fino al parossismo il potenziale emotivo ed espressivo delle immagini, The Centrifugal Soul è un grande zootropio, un dispositivo ottico per visualizzare immagini e disegni in movimento, inventato nell'Ottocento, che ha profondamente influenzato le prime ricerche tecniche all'origine del cinema. Fiori, uccelli ed elementi naturali creano giochi di illusione, visione, movimento. La componente dell'imprevedibilità, data dal movimento nelle opere d'arte, crea l'incanto. Intere generazioni di spettatori ne sono rimasti affascinati e nuovi campi d'indagine sono stati aperti all'esplorazione.